La pandemia è una epidemia, una malattia contagiosa a rapida diffusione, che coinvolge a livello mondiale gran parte della popolazione a causa della mancanza di immunizzazione nei confronti dell'agente patogeno altamente pericoloso, responsabile dell'insorgenza della malattia. Si parla di epidemia, quindi, quando la malattia si diffonde esclusivamente su un territorio più o meno ampio, mentre il termine pandemia viene utilizzato quando una vasta parte del mondo conosciuto è interessato dalla stessa. Questo fenomeno, causato per la maggior parte da virus zoonotici, originati da un contagio interspecie, non è nuovo nella storia umana. Le pandemie più note e catastrofiche nella storia umana risalgono a tempi antichissimi. Provocata dal batterio Salmonella enterica durante la guerra del Peloponneso, che vide interessate le due potenze greche Atene e Sparta per 27 anni circa, morirono un quarto delle truppe di Atene ed un quarto della popolazione in circa 4 anni. La causa esatta di questa epidemia non fu mai conosciuta. Nota anche come peste di Galeno, il medico che la descrisse, fu provocata dal vaiolo o dal morbillo, meno probabilmente dal tifo, che si propagò entro i confini dell'impero romano attraverso i soldati dell'esercito di ritorno dalle campagne militari contro i Parti, nelle province del vicino Oriente. Si stima che uccise almeno 5 milioni di persone. L'epidemia potrebbe avere anche causato la morte dell'imperatore romano Lucio Vero, correggente con Marco Aurelio, il cui patronimico, nome o cognome derivato dal nome del padre per mezzo di un suffisso, Antonius, diede il nome all'epidemia. Fra il 251 e il 266 d.C. si ebbe il picco di una seconda pandemia dello stesso virus, il cosiddetto morbo di Cipriano, dal nome del vescovo di Cartagine che raccontò con i suoi scritti le vicende. Sembra che a Roma e nelle città greche in quel periodo morissero 5.000 persone al giorno. Una stima quantifica tra i 5 e i 30 milioni di morti complessivamente. Fu la prima pandemia nota di peste bubbonica che ebbe origine in Egitto o Etiopia, diffondendosi verso nord fino a giungere alla capitale Costantinopoli, odierna Istanbul, e i territori dell'impero bizantino, considerati anche i notevoli flussi di generi alimentari, soprattutto grano, che provenivano dal Nord Africa. Trattandosi di peste bubbonica, il contagio fu probabilmente dovuto ai parassiti che, diffusi dai ratti, attaccarono anche gli uomini. Tuttavia, dall'inizio del 536 d.C., un raffreddamento del clima che durerà oltre un secolo, venendo ribattezzato piccola era glaciale della tarda antichità, causato da una gigantesca eruzione vulcanica dall'Islanda, i cui gas e polveri oscurarono il sole per oltre un anno, seguita da altri due nel 540 e nel 547 d.C., causò la perdita dei raccolti mentre le piante non riuscivano a portare a compimento i loro frutti. Questa condizione di temperature ridotte, carenza di cibo, fame e malnutrizione generalizzate debilitarono e fecero ammalare molte persone per la carenza della vitamina D, prodotta solo in presenza del sole. Inoltre, precedentemente, nel 535, sbarcò in Italia l'esercito bizantino, dando inizio alla prima guerra gotica, la quale, in
insieme alle razzie compiute dagli Alamanni e forse dai Burgundi, nel nord Italia fra il 536 e il 537, pose probabilmente le condizioni per la diffusione del nuovo morbo arrivato dall'Oriente. Particolarmente raccapriccianti, poi, sono nella testimonianza di Procopio i dettagli degli stenti subiti dalla popolazione di Milano durante l'assedio del 539 e quelli subiti dalle popolazioni della penisola nello stesso anno. Lo storico bizantino Procopio sostiene che morì quasi la metà degli abitanti della città di Costantinopoli tra il 541 e il 542, con una progressione di 10.000 vittime al giorno. La pandemia si estese poi nei territori circostanti, uccidendo complessivamente un quarto degli abitanti delle regioni del Mar Mediterraneo occidentale. Si pensa che la peste sia stata una delle cause che impedirono una vera presa di possesso dei nuovi territori, che dovettero quasi essere lasciati a se stessi per via della ridotta concentrazione demografica causata dall'epidemia da parte di entrambi i contendenti, aprendo così la strada alla invasione longobarda dell'Italia. Tuttavia, il periodo di maggior veemenza della pestilenza nella penisola italiana lo si raggiunse tra gli anni 60 e 70 del secolo. Il Liber Pontificalis ricorda come sotto Papa Benedetto I, un'ondata epidemica, seguita da una grave carestia, indusse molte città assediate dai longobardi ad aprire loro le porte, tanto era il patimento. Paolo Diacono descrive le devastazioni prodotte dall'epidemia anche nel tessuto sociale, come in questa descrizione della peste che nel 565 decimò la Liguria. Tutti erano scappati e tutto era avvolto nel silenzio più profondo. Due figli se n'erano andati lasciando insepolti i cadaveri dei loro genitori. I genitori dimenticavano i loro doveri abbandonando i loro bambini. Il passaggio dal periodo storico antico al Medioevo è segnato non solo dalle vicende belliche ed economiche nei territori appartenuti all'Impero Romano o all'epoca ancora controllati da Costantinopoli, ma anche dalla peste giustinianea e dalle carestie che furono sicuramente tra le cause principali che portarono al crollo della civiltà urbana già fortemente indebolita. I morti sono stimati tra i 50 e i 100 milioni. La peste si ripresentò a ondate fino al 750 d.C. circa, anche se non raggiunse più la virulenza iniziale. Ottocento anni dopo la strage di Costantinopoli, la peste bubonica fece il suo ritorno dall'Asia in Europa. Il quadro generale europeo nel quale nell'ottobre 1347 la peste compare nei porti del Mar Mediterraneo, trovando le condizioni ideali per scatenare una pandemia, è spiegato a partire dai primi decenni del 300, XIV secolo. Un altro generale abbassamento delle temperature, passato poi alla storia come piccola era glaciale, tra il 1315 e il 1317, provoca in Europa una grande carestia, dopo moltissimo tempo portando in alcune città, in particolare del nord, alla morte il 5-10% della popolazione. Altre si succedettero negli anni seguenti, come nel 1338 e 1343, che interessarono maggiormente l'Europa meridionale. Tra il 1325 e il 1340 le estati furono molto fresche e umide, comportando abbondanti piogge che mandarono in rovina molti raccolti, aumentando l'estensione delle paludi esistenti. Già nel 1339 e nel 1340 vi furono epidemie, si suppone prevalentemente di infezioni intestinali, che provocarono nelle città italiane un deciso aumento della mortalità. Ad aggravare ulteriormente la situazione, nel 1337, tra il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra scoppiò un conflitto destinato a durare oltre un secolo.
I contadini, impauriti dalla guerra e non più in grado di sopravvivere con gli scarsi prodotti dei loro campi, si riversarono nelle città alla ricerca di sussistenza, andando a creare insediamenti sovrappopolati dalle condizioni igieniche assai precarie, con cumuli di rifiuti giacenti a marcire per strada e assenza di fognature, con rifiuti organici versati direttamente in strada da finestre e balconi. La peste nera, generatasi in Asia centrale e settentrionale durante gli anni 30 del XIV secolo, si diffonde in fasi successive dall'altopiano della Mongolia, prima attraverso la Cina e la Siria e poi alla Turchia asiatica ed europea nel 1346, ad opera dei Tartari, che assediavano la colonia genovese di Caffa, l'odierna Feodosia, in Crimea sul Mar Nero. Raggiunge la Grecia, l'Egitto e la penisola balcanica. Nel 1347 raggiunge la Sicilia dai mercanti italiani provenienti dalla Crimea e da lì a Genova e Marsiglia. Nel 1348 aveva infettato la Svizzera, eccettuato il cantone dei Grigioni, e tutta la penisola italiana, risparmiando parzialmente il territorio del Ducato di Milano. Dalla Svizzera si allargò quindi alla Francia e alla Spagna. Nel 1349 raggiunse l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda. Nel 1353, dopo aver infettato tutta l'Europa, i focolai della malattia si ridussero fino a scomparire. Secondo studi moderni, la peste nera uccise almeno un terzo della popolazione del continente, provocando verosimilmente quasi 20 milioni di vittime in 6 anni, un terzo della popolazione totale del continente. 5 anni della peste nera ebbe una mortalità dal 40 al 60%, causando una gigantesca crisi economica. Anche definito morbo asiatico, dovuto all'area geografica di provenienza, il colera è causato da un bacillo che si introduceva nell'organismo moltiplicandosi nell'apparato digerente. La prima pandemia si originò in India nel 1817. Il colera iniziò a propagarsi dal Bengala, dove scorre il Gange, poi verso l'Asia Minore, la Cina e l'Indonesia. Poi verso l'Europa, la penisola scandinava, l'Africa e le due Americhe, senza distinzioni tra paesi modernizzati o in via di modernizzazione, mondi agricoli e preindustriali. Si stima che le morti in India tra il 1817 e il 1860, nelle prime tre pandemie del XIX secolo, abbiano superato i 15 milioni di persone. Altri 23 milioni morirono tra il 1865 e il 1917. Le cause del contagio vanno attribuite anche alle vicende coloniali dell'India. Col Charter Act del 1813 il Regno Unito aveva inaugurato i provvedimenti che aprivano la strada alla politica di esautoramento della Compagnia delle Indie, dando il via a un impegno diretto nell'espansione coloniale in India. Gli effetti furono la privatizzazione di terre, lo sconvolgimento delle forme produttive tradizionali, il tracollo dell'economia di villaggio che andavano a sommarsi agli effetti della carestia del 1816-1817, che aveva interessato anche l'Europa. Tutti questi cambiamenti contribuirono al peggioramento delle condizioni igieniche e, probabilmente, alla diminuzione delle difese immunitarie delle popolazioni locali che fino a quel momento avevano convissuto con il vibrione colerico e con altri agenti eziologici, ma che da quel momento furono infettate. Gli storici della medicina infatti concepiscono le grandi epidemie come fenomeni che vengono a innestarsi sullo stato morboso di una popolazione. Nel maggio del 1817 il colera iniziò a serpeggiare in un vasto territorio a nord-est di Calcutta, attaccando, a novembre, le truppe dell'esercito inglese, provocando migliaia di morti. I sopravvissuti infetti furono vettori del morbo, portandolo dal Bengala lungo le frontiere settentrionali. L'epidemia si estese in ogni direzione.
Il colera è definito malattia della rivoluzione industriale. Non a caso la diffusione iniziò proprio a seguito della rivoluzione industriale che aveva favorito lo sviluppo della navigazione a vapore, una rete ferroviaria sempre più fitta, un maggior numero di mezzi di trasporto, sia marittimi sia terrestri, favorendo la circolazione di uomini, di idee, di mentalità, ma anche di malattie. A seguito della rivoluzione industriale, non solo le persone e le merci riuscirono a diminuire la durata dei viaggi, ma anche i microrganismi viaggiavano a velocità superiore rispetto a qualsiasi epoca del passato. L'Ottocento, infatti, rappresentò per l'Europa il secolo dello sviluppo industriale, che causò anche l'aumento demografico e l'accrescimento delle maggiori città, che videro moltiplicare al loro interno rifiuti e germi. Condizioni favorevoli per lo sviluppo di tale epidemia. In Europa, però, rispetto al resto del mondo, si contavano molte più città e la distanza tra una città e l'altra era minore, così come la popolazione rurale e la città. Nel 1829 il colera giunse a Orenburg, città della Russia situata al limite orientale della parte europea, dove rimase per circa 2 anni, malgrado le temperature scendessero a 18-20 gradi sotto lo zero. Nell'ottobre del 1830 fu denunciata la presenza dell'epidemia anche a Mosca. A luglio del 1830 era a Cracovia, in Germania, e a Vienna, capitale dell'impero austro-ungarico, nelle cui campagne si contarono 250.000 morti. A metà di giugno del 1831 un nuovo focolaio epidemico fece la sua comparsa in altre città della Russia. Il popolo, timoroso di un avvelenamento dei pozzi o dei cibi distribuiti, si ribellò. Furono distrutti numerosi ospedali e molti medici vennero uccisi. Nel 1832 una nave salpata dal Mar Baltico fece approdare il colera sulla costa orientale dell'Inghilterra. Da lì arrivò nelle maggiori città: Sunderland, Newcastle, Edimburgo, Dublino, Glasgow e Londra, che era la più grande metropoli al mondo. Nel mese di marzo del 1832 fu la volta di Parigi. Le paure e il terrore che avevano accompagnato le pestilenze e l'impotenza della medicina di fronte al colera esasperò gli animi. Furono saccheggiate farmacie, aggrediti medici e messi a soqquadro ospedali. Parigi divenne fonte di propagazione per tutta la Francia. Di 86 dipartimenti, soltanto 35 si salvarono, quasi tutti nelle zone montuose. Il mese successivo fu dichiarata la presenza del morbo anche in Belgio, nei Paesi Bassi e in Prussia renana. Nel 1834 una nave con a bordo soldati inglesi infetti sbarcò nella foce del Douro in Portogallo. Da qui, estendendosi verso sud, il colera arrivò a Oporto, a Coimbra e a Lisbona. Proseguì in tutta la Spagna, la Catalogna e la Provenza. Alla fine del 1834 si insinuò nelle Fiandre, nella Germania settentrionale ad Amburgo, in Norvegia e in Svezia. Nel luglio del 1835 furono colpite Marsiglia e Nizza. Da Nizza, nel 1837, il colera invase tutti gli stati italiani, dal Regno Lombardo-Veneto partendo da Villafranca al Regno delle Due Sicilie. Il colera dilagò generando 7 pandemie nel corso del XIX secolo, di cui 6 giunsero anche in Italia. Conosciuta anche come la spagnola o la grande influenza, fu una pandemia influenzale, la prima, insolitamente mortale, prevalentemente su giovani adulti precedentemente sani. Si pensa che un'estrema anomalia climatica che interessò l'Europa durante la pandemia causò condizioni ideali per la trasmissione e replicazione del virus, con l'aggravante nella depressione del sistema immunitario di soldati
e altre vittime esposte alle rigide temperature e pioggia incessante causate dalla Prima Guerra Mondiale. Fu la prima delle pandemie del XX secolo che coinvolgono il virus dell'influenza. Arrivò a infettare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, inclusi alcuni abitanti di remote isole dell'Oceano Pacifico e del Mar Glaciale Artico, provocando il decesso di 50 milioni di persone su una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. La mortalità totale le valse la definizione di più grave forma di pandemia della storia dell'umanità. Ha infatti causato più vittime della terribile peste nera del XIV secolo, che pur avendo un tasso di mortalità più alto, 30-60%, si riferiva ad una popolazione mondiale nettamente inferiore rispetto a quella degli inizi del XX secolo. Iniziò nell'agosto del 1918 in tre diversi luoghi: Boston, nel Massachusetts, Brest, in Francia, Freetown, in Sierra Leone. Sebbene già alla fine del 1917 si fosse registrata una prima ondata epidemiologica in almeno 14 campi militari statunitensi. Vi sono tuttavia varie ipotesi precedenti sull'origine dell'epidemia. Alcuni hanno ipotizzato che l'influenza abbia avuto origine in Asia orientale. Una afferma che probabilmente era un virus proveniente dalla Cina e che fosse mutato negli Stati Uniti vicino a Boston, per poi diffondersi a Brest, in Francia, nei campi di battaglia dell'Europa utilizzando i soldati e marinai dell'Intesa come principali diffusori. Un'altra indica che l'origine della pandemia possa essere stata uno degli eventi collaterali della guerra. La mobilitazione di 96.000 lavoratori cinesi chiamati a prestare servizio dietro le linee britanniche e francesi sul fronte occidentale. Prove archivistiche di una malattia respiratoria che avrebbe colpito la Cina settentrionale nel novembre del 1917 riportano che l'anno successivo fu ritenuta identica alla spagnola dai funzionari della sanità cinesi. Tuttavia, in un rapporto pubblicato nel 2016 non si riscontrano prove sufficienti della trasmissione in Europa del virus attraverso soldati e operai cinesi. Al contrario, si evidenzia l'esistenza di prove sulla circolazione del virus entro gli eserciti europei, già mesi e forse anni prima dello scoppio della pandemia del 1918. Una curiosità: venne chiamata spagnola, anche se non ebbe origine in Spagna, in quanto gli organi di informazione spagnoli furono inizialmente gli unici a parlarne, non essendo sottoposti alla censura causata dalla Prima Guerra Mondiale. E si creò l'impressione che fosse una epidemia circoscritta alla Spagna. L'esistenza di virus che inducono uno stato di progressiva immunodeficienza è documentato in natura in varie specie animali come le scimmie. È ormai accertato che il virus umano dell'HIV derivi da mutazioni di vari ceppi con il salto di specie in un'epoca imprecisata in alcune regioni dell'Africa occidentale subsahariana. La trasmissione uomo-scimmia dovette avvenire tramite il contatto tra i liquidi biologici, ad esempio un morso. Si propagò in maniera esponenziale in tutti i paesi del mondo. L'origine del virus e della sua propagazione da confronti filogenetici e datazioni della sequenza progenitrice del gruppo principale dell'HIV-1 è fatta risalire nella prima metà del XX secolo, 1915-1941 circa, o secondo altri studi entro il 1908-1930. L'ipotesi di un epidemiologo canadese parte da studi secondo cui il salto del virus dalle scimmie all'uomo è avvenuto in Camerun. Durante la Grande Guerra, le forze alleate decisero di invadere questa colonia tedesca in Africa e i soldati trascorsero diversi mesi nella città di Molondo. La trasmissione zoonotica sarebbe avvenuta allora. Un'altra ipotesi accenna ad una prima infezione che potrebbe essere avvenuta nel 1920 circa, nel tratto camerunese del fiume Sanga, un affluente del Congo, dove un cacciatore in viaggio verso Leopoldville,
l'attuale Kinshasa, sarebbe stato infettato, probabilmente durante una battuta di caccia, da uno scimpanzé portatore di un ceppo virale. Ma l'analisi di un campione di tessuto del 1966 proveniente dalla Repubblica del Congo, da cui è stato possibile estrarre una copia del genoma completo dell'HIV, ha potuto retrodatare la prima infezione tra il 1881 e il 1918. Nel 1931 è infatti individuabile una prima descrizione dei sintomi della sindrome dell'immunodeficienza umana acquisita, sebbene non riconosciuta come tale e classificata come degenerazione o complicazione di malattie note. Il primo ceppo responsabile del contagio in Africa fu il virus HIV-2, più simile al ceppo animale, che cominciò a diffondersi lungo la costa occidentale dell'Africa. In seguito fece la sua comparsa il tipo HIV-1 lungo i paesi centro-equatoriali. Nella seconda metà del XX secolo è stata diagnosticata in Africa un cosiddetto Slim Disease, mal sottile, che portava misteriosamente a morte i malati per una progressiva consunzione di cui era probabilmente l'AIDS. Il virus si dovette diffondere in aree urbane dell'Africa, come Kinshasa, quasi esclusivamente tramite contagi eterosessuali, per poi travalicare l'oceano alla fine degli anni 60. Il primo caso di sieropositività accertato risale al 1959, quando venne prelevato da un uomo di Leopoldville, oggi Kinshasa, un campione di sangue che, analizzato 30 anni dopo, dimostrò di contenere anticorpi all'HIV-1. Haiti aveva particolari relazioni con l'Africa e il virus qui trovò un bacino di contagio vantaggioso, soprattutto nelle comunità omosessuali maschili. È probabile che fu l'isola caraibica, meta del turismo gay statunitense, a fare da ponte tra l'Africa e l'America. Sporadiche manifestazioni della sindrome di immunodeficienza, riconosciuta come tale solo nei decenni successivi, sono state infatti riscontrate nei tessuti conservati di persone decedute fin dal 1969 in America e in Europa. Negli anni 70, favorita dalla promiscuità legata alla rivoluzione sessuale e altri fenomeni connessi, ebbe inizio la seconda fase della malattia, che interessò New York, Haiti e il Brasile. Quando il virus incominciò a colpire con forza alcuni specifici gruppi di individui, i sospetti di essere di fronte a una nuova patologia non poterono più essere ignorati. Alla fine del 1980, nell'ambito di uno studio sui deficit del sistema immunitario, in un ospedale si notò il caso di un giovane paziente che soffriva di un raro tipo di polmonite, che di solito colpiva quasi esclusivamente i neonati prematuri e i pazienti dal sistema immunitario molto indebolito. Nei mesi successivi si scoprì in altri 3 pazienti, tutti omosessuali attivi, un basso livello di linfociti T. Considerando i lunghi tempi di incubazione del virus prima dell'arrivo dei sintomi, l'epidemia doveva essere arrivata già a uno stadio molto avanzato, tanto che il 5 giugno 1981 i Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie di Atlanta pubblicarono un improvviso aumento di diagnosi di casi di polmonite e di un raro tumore dei vasi sanguigni gravitanti nelle aree metropolitane di Los Angeles, San Francisco e New York. Il fatto non destò particolare allarme, ma le segnalazioni di nuovi casi aumentarono vertiginosamente, tanto che già nel luglio di quell'anno il New York Times pubblicò le constatazioni allarmanti legate a tale notizia. I casi erano ormai centinaia, 422, colpivano soggetti molto più giovani di quanto non avvenisse normalmente e avevano un decorso clinico estremamente grave, con un alto numero di decessi, 159. Pochi giorni dopo vennero costituite task force dedicate, che iniziarono a parlare di epidemia associandola all'omosessualità.
Alla fine dell'anno si registrano i primi casi tra eterosessuali e il primo contagio in Europa e in Inghilterra. La malattia non aveva ancora un nome e incominciarono a circolare sulla stampa le definizioni più disparate. Nel 1982 alcuni primi casi si verificarono tra gli emofiliaci, obbligati a ricevere continue trasfusioni di sangue. Dalla seconda metà degli anni 80 l'epidemia entrò nel pieno della sua terza fase. Dopo quella nascosta e quella americana e nord-europea, legata prevalentemente agli omosessuali, esplose infatti il contagio per via parenterale tra tossicodipendenti nell'Europa centro-meridionale e di nuovo negli USA, in Thailandia, in India e molte altre regioni asiatiche e africane, raggiungendo una diffusione da pandemia mondiale. Si trattava di una via alternativa a quella sessuale, etero e omosessuale, che si aggiungeva alle altre fonti di contagio. Nel 1996 è stata messa a punto una terapia farmacologica che ne blocca il decorso, ma non elimina il virus dai corpi degli individui. Grazie a tale cura la malattia può essere resa cronica e raramente diventa letale nel mondo sviluppato, ma continua il suo contagio legato a fattori comportamentali. Oggi la situazione dell'epidemia nel mondo è complessa e articolata. In Italia, come nel resto del mondo occidentale, il contagio da HIV si è trasformato da epidemia, col picco endemico raggiunto all'inizio degli anni 80 con circa 18.000 nuove infezioni all'anno, a endemia, malattia costantemente presente. Le nuove infezioni all'anno si sono stabilizzate in circa 3.500-4.000. Al 2020 vengono registrati circa 75 milioni di casi e circa 35 milioni di morti nel mondo. Nel corso del XX secolo si sono succedute altre pandemie di carattere influenzale nel mondo, anche se di minor impatto sociale, economico e di mortalità complessiva. È stata rilevata per la prima volta in Cina nel febbraio del 1957. Raggiunse in seguito l'Europa e gli Stati Uniti. Fece in tutto il mondo circa 2 milioni di morti. Il ceppo virale emerso a Hong Kong nel 1968 raggiunse nello stesso anno gli Stati Uniti, dove fece 34.000 vittime. Fece in tutto il mondo circa 2 milioni di morti. Il virus è ancora oggi in circolazione. È iniziata nel nord della Cina e nell'Unione Sovietica. Circa 700.000 persone sono morte in tutto il mondo. Causata da un ceppo del virus che somigliava molto al ceppo circolante in tutto il mondo negli anni 50, molti ricercatori ritengono che il virus possa essere stato rilasciato al grande pubblico a causa di un incidente di laboratorio. È detta influenza suina perché è trasmessa da questo animale all'uomo. Il suo focolaio iniziale ha avuto luogo in Messico, estendendosi poi in soli 2 mesi a quasi 80 paesi. In Europa e paesi limitrofi, al 31 agosto 2009 i casi accertati erano 46.016 e le morti accertate 104. Nel resto del mondo i casi di morte accertati furono 2.910. Al 6 agosto 2010, quando l'OMS dichiarò ufficialmente fine della pandemia, i casi confermati in tutto il mondo erano 1.632.710 e i decessi 18.449. Anche se non assimilabili alla casistica della pandemia, nella storia sono scoppiate violentissime grandi epidemie. L'elenco seguente non è esaustivo.
In Giappone si stima che l'epidemia di vaiolo abbia ucciso un terzo della popolazione dell'arcipelago. Il tifo, chiamato anche febbre da accampamento o febbre navale, perché tendeva a diffondersi con maggiore rapidità in situazioni di guerra o in ambienti come navi e prigioni, emerse sin dai tempi delle crociate. In Spagna, durante i combattimenti a Granada, gli eserciti cristiani persero 3.000 uomini in battaglia e 20.000 per l'epidemia di tifo. Nell'isola di Hispaniola, prima colonia europea del Nuovo Mondo, fondata da Cristoforo Colombo, il vaiolo uccise metà della popolazione indigena. L'incontro fra gli esploratori europei e le popolazioni indigene di altre zone del mondo spesso fu causa di violente epidemie. In Messico, per il vaiolo, morirono 150.000 persone, incluso l'imperatore, solo a Tenochtitlan, capitale dell'impero azteco. In Perù, molte migliaia di indigeni Inca perirono per il vaiolo esportato dagli europei. I francesi persero 30.000 uomini durante i combattimenti nei Balcani per il tifo. In Messico, nel 1545 e nei successivi 3 anni, morì l'80% tra i 5 e i 15 milioni di nativi per un'epidemia di febbre emorragica di origine sconosciuta, Kokolizli, in lingua locale dal significato di peste. Sempre in Messico, una violentissima epidemia di morbillo provocò altri 2 milioni di vittime tra i nativi messicani. Si verificò un'epidemia di febbre gialla a Filadelfia, in Pennsylvania, che sterminò un decimo della popolazione. Scoppia un'epidemia di febbre gialla nel Centro America. E un'armata francese inviata ad Haiti per sedare la rivoluzione fu decimata. La grande armata di Napoleone fu decimata nella campagna di Russia dal tifo. Circa un terzo della popolazione nativa delle isole Hawaii morì a causa di un'epidemia di morbillo, pertosse e influenza. Si verificò un'importante epidemia di febbre gialla in tutta la valle del Mississippi. Durante la seconda metà del 1800, ricorrenti epidemie di febbre gialla scoppiarono a Rio de Janeiro, in Brasile. Moltissimi reclusi dei campi di concentramento nazisti e di altre nazioni morirono di tifo. Nel 1976 è stato identificato per la prima volta il virus Ebola. La più grande epidemia è avvenuta a partire dai primi mesi del 2014 in Africa occidentale, interessati in particolare la Guinea, Sierra Leone, Liberia e Nigeria, terminata nel 2016. Le morti sono state 11.325 in 10 paesi su un totale di 28.652 casi confermati. È una malattia infettiva respiratoria che si manifesta sia in maniera asintomatica, sia con sintomi che colpiscono il sistema polmonare e quello vascolare, causato dal coronavirus SARS-CoV-2, diffusosi rapidamente in tutto il mondo a partire dal 2020. Al 30 ottobre 2021 sono stati registrati circa 246 milioni di casi e oltre 5 milioni di morti, mentre le stime parlano di 19 milioni di decessi, rendendola la malattia a diffusione pandemica con più morti dai tempi della spagnola. Originatasi probabilmente in Cina, la storia, l'analisi e gli studi di questa pandemia sono ancora tutti da scrivere.